Complimenti, complimenti a tutta la redazione di Radio Potenza Centrale, lo staff, anche per l'ottimo risultato raggiunto che abbiamo appena ascoltato. 331.000 ascoltatori settimanalmente ci ascoltano, qualcuno magari stamattina lo ammorbiamo anche con alcuni discorsi, ma in realtà stiamo proprio cercando di lasciare la politica all'ultimo per affrontare i problemi della gente. Allora noi andiamo avanti e a proposito di buboni in città, andiamo prima sui trasporti, perché abbiamo poi programmato per l'una l'intervista con Lucia Serino nel GR sulla questione della siderpotenza. Bucaletto e siderpotenza, due questioni che da sempre attanagliano la città, sia per la questione abitativa che per quella dell'inquinamento. Notizia dell'ultima ora è che il piano redatto da De Luca come ingegnere ha avuto l'ok della regione per la cosiddetta Aia Via e lo stabilimento potrà essere adesso addirittura ampliato, cosa che acuirebbe ancora di più il conflitto di interessi tra primo cittadino e tecnico di fiducia della maggiore azienda inquinante della città, come ci spiega il tenente della Polizia Provinciale di Bello. Dario De Luca deve scegliere che vuole fare il sindaco o vuole fare l'ingegnere responsabile della sicurezza, della siderpotenza, dell'ampliamento. In nome della legge 833 del 78, ingegnere sanità pubblica, lui è il primo ufficiale sanitario della città di Potenza e avrebbe potuto emettere un proprio ordine di sospensione dell'attività, e questo lo pone in un evidente conflitto di interessi rispetto all'azienda che inquina più di ogni altra nel perimetro della città di Potenza. Il caso, sollevato per la prima volta ai nostri microfoni, ha fatto così clamore che in città sono giunte le telecamere di Piazza Pulita, trasmissione di La 7. Ma nonostante le rassicurazioni della politica, il direttore generale dell'ARPA Schiassi, nella conferenza stampa che ha tenuto martedì, ha sostenuto che è necessario rivedere l'autorizzazione integrata ambientale. Troppo pochi e distanti i controlli sull'impianto, soprattutto per la diossina che questi emetterebbe. Abbiamo seguito con attenzione le vicende di Bucaletto e della siderpotenza anche con gli amici della Nuova Cittadella, l'associazione che si occupa di ciò. C'era anche Gianluigi Laguardia, a cui dopo Giuzio chiederei un parere. Giuzio, allora, questione bubone siderpotenza. È giusto che la siderpotenza rimanga in quel sito o sarebbe il caso di pensare di delocalizzarla? Allora, per quanto riguarda la SIDER bisogna essere una volta per tutte chiari, sì, perché c'è un'indagine della magistratura, è stata sottoposta a sequestro una parte della SIDER, quindi credo che già ci siano gli occhi di chi deve indagare su la questo politica, punto. Come per si quanto pone riguarda su la politica e sulla delocalizzazione, voglio sì no? mi ricordo, per me in questo momento l'ideale sarebbe stato delocalizzarla prima che la SIDER facesse tutte le attività necessarie per poter mettersi a norma, come loro hanno detto. In questo momento credo che non ci siano assolutamente i presupposti perché la SIDER si possa spostare da quel posto in cui c'è. Quindi io ritengo che in questo momento non ci sono le condizioni perché si possa delocalizzare la SIDER da lì. Fiore, chiedo scusa su questo. Sì. Con che serenità d'animo e di giudizio il sindaco, che è il progettista dell'ampliamento della SIDER potenza e dell'aumento della produzione anche con la granella cosiddetta per fare l'asfalto, si può porre politicamente, perché dei conflitti di interesse sui soldi, le fatto non ci interessa un tubo, però quando la politica è chiamata e Giuzio dice andrebbe delocalizzata, come fa il sindaco De Luca, che tra l'altro anche ai nostri microfoni ha dichiarato che non può essere delocalizzata perché l'investimento economico che la SIDER ha fatto è così importante per l'ampliamento che non potrebbe essere giustificato da una delocalizzazione, lui che è il progettista che ha presentato la Aia Via che è stata approvata pochi giorni fa dalla regione, può porsi in maniera davvero serena nel dire delocalizzazione sì, delocalizzazione no, quando lui è il progettista dell'ampliamento in quel sito. Scusami, non è così, Fiore, però. Poi tocca a te. Sì, diciamo anche su questo, noi come PD abbiamo sempre avuto una posizione molto chiara, cioè quel sito andrebbe delocalizzato. È evidente che questo tema non può interessare solo il livello istituzionale della città, perché è una delocalizzazione che avrebbe, diciamo, un costo economico particolare, eccessivo, per cui bisognerebbe coinvolgere anche gli altri livelli istituzionali. Per una serie di ragioni, perché quello è un sito che oggettivamente ha una vocazione ormai diversa da quella con cui nacque, certo, all'epoca. Però quello che diceva Giuseppe è vero, Giuseppe il direttore, perché il tema vero che dobbiamo comunicare ai nostri cittadini è esattamente questo qui. L'ingegner De Luca è uno dei più noti professionisti di questa città, stimatissimo, e diciamo non, certo, ha bisogno dei miei complimenti, lo conosciamo tutti.
E su questo nulla questio. Il fatto che lui sia un progettista di un noto stabilimento come la City e Potenza è una cosa assolutamente normale. Il tema vero è come può essere possibile che l'amministrazione comunale possa aprire un dibattito serio, franco, sincero, terzo, nell'interesse della città, su un'eventuale questione che attiene la delocalizzazione di un impianto rispetto al quale il sindaco è legittimamente, giustamente, il progettista. Questo è il tema vero. Gianluigi Laguardia? Sì, questo è un argomento molto serio e delicato. Io lo avevo detto anche la settimana scorsa. Potenza ha perso l'occasione per delocalizzare la Sider Potenza e le Ferriere all'indomani del terremoto del novembre 80. Era lì che bisognava fare una scelta forte. Oggi però la politica non può rimanere in silenzio. Questa è un'avvertenza che il sindaco, l'amministrazione, deve portare avanti insieme alla regione e al governo nazionale, perché quell'area, come diceva l'ingegner Fiore, ha un'altra visione urbanistica. Noi abbiamo fatto realizzare, io non so se i consiglieri girano la città, ma sotto Ponte Nove Luci è nato un quartiere nuovo dove la gente ha pagato 4-5 mila euro a metro quadrato. Ci sono gli abitanti, per non parlare di Bucaletto, ma non è che noi dobbiamo pensare ad allargare l'area della Sider, della Ferriere del Nord. E tra l'altro ricordo che è un'industria siderurgica, c'è una legge nazionale, vorrei ricordare ai consiglieri comunali, che vieta che le industrie siderurgiche siano ubicate all'interno di un'area territoriale di un comune. Beh, dobbiamo anche finirla con la logica, se qualcuno pensa, quando io facevo le interrogazioni, e io mi auguro che su questo i consiglieri qui presenti facciano e presentino un ordine del giorno per parlare della emergenza Ferriere Nord, per sentire poi cosa ne pensano seriamente i cittadini. Dopo aver sentito i cittadini, il Consiglio Comunale può decidere con un ordine del giorno anche la scelta di portare fuori dalla città la Ferriere del Nord. Certo, poi bisognerà trovare i soldi, che non sono poca cosa, per questo spostamento. E qui la politica, in maniera autorevole, noi oggi abbiamo un sottosegretario alla salute pubblica, Vito De Filippo, abbiamo un sottosegretario agli interni, cioè abbiamo anche interlocutori che a livello di governo nazionale, come si è posto rimedio all'Ilva di Taranto, dove, voglio ricordare, è stata chiusa e c'erano 25.000 persone che lavoravano. Chiaro. La Ferriera del Nord con 400 unità non può condizionare le scelte e soprattutto non può continuare a rovinare la salute pubblica di 60.000 abitanti. Fernando Picerno, con quale serenità si può affrontare un discorso come quello che fa Gianluigi Laguardia, quando chi dovrebbe governare questo processo è per il mantenimento del sito, tanto da averne progettato l'ampliamento? Allora, il problema della Sider Potenza giustamente è datato. Io mi ricordo e voglio fare un flash. Prego. Sotto il governo Berlusconi con il presidente dell'ASI all'epoca, Vasta, c'era un progetto per spostare la Sider Potenza al bivio di Vietri di Potenza, e c'era l'ex sindaco Carmine Grande che era disposto a prendere, a decolalizzare questa azienda là, e c'erano un progetto di 28 milioni di euro, mi ricordo, all'epoca. A Tito Scala. No, a Tito Scala, sì. All'uscita di Vietri di Potenza, e il sindaco era già stato individuato, era Vasta, anche era già il sito a Tito Scala dove si doveva localizzare, e poi non è stato poi c'era l'altro progetto di 28 milioni di euro che si doveva, però voglio venire a dunque, logico, è un problema proviamo a non interromperci perché abbiamo poco tempo e dobbiamo parlare ancora di trasporto. Sì, è un problema, è logico che non si può risolvere solo con il comune di Potenza, ma ci vuole la regione e lo stato centrale. Però a me mi viene una domanda: se la regione e il comune accettato già ha dato il via, l'indirizzo già è stato dato. Certo. Allora io a questo punto. La via Aia è del 10 di novembre. Significa che politicamente la regione e il comune hanno accettato quest'altra alternativa. Certo, anche su Scanzano, dico, il governo nazionale. Lo so. Volevo fare una precisazione su questa. Per evitare che ci siano falsi allarmismi, vorrei fare una precisazione su questo. A me, come amministratore della città di Potenza, mi interessa sapere chi è l'organo competente che mi dica che quella zona non è inquinante per i cittadini che abitano là, sia a Bucaletto che, come ha detto l'amico, dovrebbe essere l'ARPA. Allora ci deve dire sicuro o non è sicuro, in cui perché questo se non è sicuro, avviene, il sindaco ha le funzioni. Volevo sapere dall'amministrazione, l'abbiamo chiesto, l'accordo
che il comune di Potenza si riprende indietro i terreni dell'ex CIP Zoo e tutto del sotto il ponte Musumeci, a che punto è? Perché io penso che la città di Potenza non può avere delle industrie, perché non è una città industriale. Quando meno dobbiamo preoccuparci alla zona artigianale. La precisazione di Giuzzi però telegrafica, perché su questo ho già avuto la parola e Carretta non ha parlato. Volevo sentire Carretta e poi se mi faccio questa precisazione. Io devo dire solo questo, che l'autorizzazione che è stata data non è assolutamente un'autorizzazione all'ampliamento della ferriera, ma è soltanto l'acquisto da parte della ferriera di due lotti che erano combinanti, che erano stati messi in vendita, e la ferriera l'ha acquistato e il sindaco De Luca non ha fatto altro che mettere insieme i tre lotti. Quindi non è assolutamente... questa è la verità. Perché noi ci facciamo un mazzo così tutta la settimana, ringrazio Fedota, su questa cosa qua non lo tollero, perché dobbiamo dire le verità. Io ho una redazione, ringrazio Fabio Amendolara, Maria Antonietta Cauteruccio, Maria Fedota, noi siamo stati tutta la settimana a leggerci 96 pagine di delibera regionale del Dipartimento Ufficio della Presidenza Ambiente, dove viene concessa l'AIA via per l'ampliamento della Sider Potenza, con l'acquisizione dei Magneti Marelli e Compagnia Cantanti, per addirittura aumentare la produzione, e dico anche testualmente come viene chiamata nell'AIA, della granella, che è un prodotto di risulta che sarà utilizzato. Se qualcuno mi riesce, il dibattito lo conduco io, in consiglio lo conduce Petrone, per cui vi prego il silenzio. Il sindaco deve seguire le indicazioni del consiglio comunale. Se il consiglio comunale all'unanimità o a maggioranza decide la delocalizzazione del suolo, De Luca, invece di andare avanti in questo accordo con la regione, deve fermare e deve fare di tutto per portare fuori dalla città le ferriere del nord. Questo è quello che si chiede a De Luca, di non fare il pesce in barile. Io consento che nella nostra trasmissione ognuno esprima un proprio parere, alla condizione però che non si vogliano, diciamo così, smentire i fatti oggettivi. L'AIA via richiesta nel 2013 con delibera della giunta Pittella del 10 di novembre del 2015 autorizza, dando il parere favorevole per l'impatto ambientale, all'ampliamento della Sider Potenza con l'immissione in produzione di una nuova linea, che è quella per fare la granella per gli asfalti, punto. Tutto il resto poi sono valutazioni politiche, il ruolo del sindaco, e spettano a voi e non spettano a me. Però dire che con la via AIA non si autorizza l'ampliamento è una falsità. Carretta, se vuole dire qualcosa, sì, sennò poi parliamo di trasporti. Velocemente, per poi parlare di trasporti, voglio essere molto chiaro. A me, come dire, interessa relativamente, lo voglio dire con chiarezza, che l'ingegner De Luca sia il progettista. Lo dico per una questione di onestà intellettuale, facendo anch'io il libero professionista, quindi ritengo che anche su questa vicenda non si debba fare terrorismo mediatico o psicologico. Il tema è un altro, è capire che cosa vuole fare il sindaco De Luca in relazione a questa che è una oggettiva problematica della città di Potenza, e ahimè capire, come diceva giustamente Gianluigi Laguardia, dove reperire eventualmente le risorse, che sono ingenti da un punto di vista economico, perché dobbiamo spiegare alla cittadinanza che oggi non ci sono le condizioni, purtroppo, tecnico-economiche per questa delocalizzazione. Un progetto di delocalizzazione deve trovare, tra virgolette, la copertura finanziaria e volontà molteplici, a partire da una chiara volontà politica che non può neanche essere solo di livello comunale. Ne verificheremo la fattibilità, anche se mi permette di implementare ciò che dice l'avvocato Carretta. Io ricordo una campagna elettorale al Fulmicotone contro l'avvocato Petrone, candidato a sindaco per il PD, perché aveva difeso le questioni dei terreni di macchia gioca, quindi ne paventavano un'incompatibilità su questioni private. Residuali, diciamo, di carattere professionale e privato, che, come dire, lasciano il tempo a strumentalizzazioni di chi non ha argomenti.
Tutto questo, con questo dibattito continua subito dopo il GR, perché concludiamo la parentesi legata alla Sider Potenza sentendo nel GR l'intervista a Lucia Serino, direttore del quotidiano della Basilicata, e torniamo per concludere sulla questione trasporti. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Radio Potenza Centrale Notizie. Bentrovati da Maria Antonietta Cauteruccio con Radio Potenza Centrale Notizie per l'aggiornamento dell'informazione locale. Sider Potenza, dopo il sì della regione all'ampliamento, si scatena la polemica. Abbiamo sentito Lucia Serino. Secondo me è un problema politico, cioè quando si sta in un'amministrazione pubblica e si assume la guida di una città, insomma, è un problema politico, cioè, perché la Sider Potenza, insomma, è un bubone per Potenza, cioè è il principale problema ambientale della città. Un sindaco, il primo cittadino, non può che essere autonomo, deve essere autonomo rispetto a una valutazione su un impianto industriale di così grande portata. E quindi mi interrogo, può un professionista che ha lavorato come tecnico di fiducia di quella parte industriale essere autonomo nella sua valutazione? È come se il sindaco di Pispicci fosse progettista di Tecnoparco, per dire, o il sindaco di Viggiano fosse il progettista dell'ampliamento della seconda linea del centro Oli. Sarebbe mai credibile nella valutazione che fa? Polemiche che arrivano a seguito della notizia che abbiamo dato nel GR ieri sulla delibera della giunta Pittella, che consentirà l'ampliamento della superficie da 100 a 150.000 metri quadri e metterà in produzione una nuova linea per manti stradali. Si attendono ora gli atti conseguenziali del comune, controlli compresi, e su questo che sui nostri social si è scatenato il putiferio. La posizione di De Luca si fa sempre più imbarazzante. Proprio di inquinamento e non solo si è occupato Giuseppe Postiglione. Comunicare per cambiare è partito dall'interdizione all'uso delle acque di Vallone Calabrese a seguito della nostra denuncia, ma ha trattato anche di Sider Potenza e Bucaletto con le questioni inquinamento e ampliamento. E ancora lo scandalo trasporti affidati alla Trotta Bus e quello dei tributi gestiti da Assoservizi a contratto formalmente scaduto. In conclusione, dibattito sul futuro amministrativo della città con le dichiarazioni del segretario PD Sarli. Rapporto Istat sugli incidenti stradali. La Basilicata peggiora. 936 incidenti in Basilicata nel 2014, la metà avvenuti tra Potenza e Matera, con 41 morti e 1527 feriti. Periodo critico nei mesi caldi, cifre in aumento dunque rispetto all'anno precedente, in netta controtendenza con la media nazionale. È tutto. L'informazione di Radio Potenza Centrale vi aspetta tra meno di due ore nella prossima edizione del giornale radio. Radio Potenza Centrale Notizie.